Ok, ciao, buongiorno Tonino, guarda che bella macchina che hai, fantastica. Grazie. Questa è una tua passione da tanto tempo? Penso di sì, questa è stata fantastica. La mia passione, a prescindere dal fatto del cantante, la passione è quella, io sono proprio sviscerato. Quanti anni hai che hai questa passione? Da Elvis, da quando sono nato. Oh, fantastico. Da quando sono nato, io ho cominciato a 10 anni, 11 anni a ballare, e a 12 anni, 13 anni ho cominciato a vedere. A 14 anni ho visto il primo film di Elvis intitolato Amami Teneramente. Il primo film che ho visto di Elvis. Guarda che c'ho qui. Vai. Wow. Bene, bene. Queste nostre passioni devono servire proprio per alimentarne altre e a farli conoscere ad altri. Anche per dare una certa spinta alla persona, no? Certo. C'è sta chi fa palestra, c'è sta chi, giustamente, chi piace, chi va a palestra, chi va a bicicletta, a me mi piace la musica, mi piace. Poi vabbè, a 500 l'ho fatta perché certo, mi piaceva, certo. L'ho fatta, mi piace. Se no c'ho avuto tutte altre macchine grosse. C'erano sempre macchine grosse, perché il mestiere mio, io facevo il macellaio, poi io non lavoro più perché sono in pensione, una cosa è un'altra, e la passione mia è stata sempre, sì, ho avuto altre macchine, come ti ripeto, però adesso avere macchine grosse non vedo il perché, no, infatti. Anche non vale. Poi tu queste le hai trasformate, le hai fatte ritornare un gioiellino, no? Esatto, poi questa me l'ha verniciata mio nipote che c'è una grande carrozzeria, c'è una grande, si chiama Gino Marulla. Benissimo. Gino Marulla, che vai a vedere anche sopra Gino Marulla, via della Pisana. Ma poi ce lo farai conoscere, sì, no? Poi c'è, no? Sì, sì. Così? Che poi mio nipote suona pure. Ah, allora, davvero? C'è una carrozzeria grandissima a via della Pisana e io ho altri due nipoti che sarebbero i fratelli, che hanno uno una macelleria e uno c'ha un supermercato. Mm-hmm. Fanno i macellai e uno fa il carrozziere. Ho capito. Di cui... Mettele più qua, così non prendiamo le targhe di quelle macchine. Stop, fermate qua. Di cui che lui fa... Ti dà fastidio il sole? No. Sennò ti viene l'ombra in faccia. Di cui che lui ha la carrozzeria e adesso si sono rimessi a suonare, fanno la musica di James Brown, tutto rhythm and blues. Wow! Fanno tutta roba di rhythm and blues, sono 12 elementi. Fallo mettere in contatto pure con me. Perché? Anzi, digli di venire, anche lui. Speriamo che ci abbia tempo da venire. Guarda, tanto sono 4 giorni. Lo so, ma non so. Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Lo so, ma non pure fai. Domenica, alle 3 di pomeriggio, cioè vicino al mare. Ma ci potrei provare a diglielo. Tu diglielo, poi... No, io glielo posso dire. Però senza impegno. Digli, diciamo, che gli facciamo pubblicità alla sua carrozzeria. Ma sì, perché? Perché farai vedere la tua 500, no, che gli hai fatta. Ma lui anzi, c'ha mi pare 25-27 operai, insomma, ringraziando bene, Dio. Bene, sì, c'è un bel lavoro. Bene. C'è un bel lavoro, ringraziando Dio, lavora tranquillamente. Benissimo, allora Tonino, il tuo nome d'arte, detto che è Toninos. Toninos. Però il nome mio, che è proprio nome, vabbè, Castellano Carlo, sì, giustamente, sì, quello sì, è, sì, è il nome che insomma ho, ha capito come. Va bene. Tonino, allora io intanto mi fa piacere averti conosciuto l'altra volta abbiamo parlato di questa passione che abbiamo molti in comune, sì. e vogliamo diffondere questa cosa. Intanto questa è stata la nostra presentazione video. Come no? Io ti ringrazio di questa tua di questo tuo contributo, ci vediamo presto domenica. Come no? Ciao. Poi dopo ti ho detto, poi se ci sono altre cose io ti faccio vedere, c'ho i filmati di Elvis, filmato mio benissimo. Quando sono stato in America, benissimo. Quando sono stato a casa sua. Benissimo. Portami quello che hai e vediamo che materiale è, che io poi lo analizzerò, lo metterò, lo strutturerò e lo creiamo un prodotto che può essere venduto. Perfetto, venduto nel senso scambiato, sì, condiviso con altri appassionati. Sì, perché ma tanto diciamo i nastri, cioè i dischetti che ho io di tutto ciò di spettacoli che lui ha fatto, ci stanno. Diciamo, però non presentati come li voglio presentare. Ah, io. Ecco. Bada. Ecco, perché no, io questo io sono 5 anni. Voglio fare una figuraccia. No, 5 anni che sto studiando internet business. Ho capito.
E sì, in sì, questo sì. momento sta esplodendo il web. Ah, meglio. Quindi abbiamo adesso la preparazione per fare un percorso nuovo, spettacolare, che funziona sul web. Abbiamo capito come funziona. Poi io questa roba che c'ho è tutta roba originale. Perfetto, io ottimo. Dischetti, ottimo. Dischi, tutta roba originale. Benissimo. Non è roba, non è tutta roba, non è roba perché craccata o copiata o scaricata. No, io infatti io ogni volta che ho comprato i dischi, i dischetti o dischi, non ho mai scaricato niente, ho sempre comprato roba. Bravissimo, originale. Quindi hai contribuito a loro pure per dargli un sostegno, da vero appassionato. Io ho comprato da ricordi, consorti e coso. Le case discografiche sono queste? Cos'è? No, quelli che vendono. Allora, la Ricordi che cos'è? A Ricordi è uno che vende pure gli strumenti. Uh-huh. È un negozio musicale? Sì, un negozio musicale. Che sta a Roma. Sì, un negozio sì, che sta a Roma. Okay. Io adesso spesso vado a comprare i dischetti a Viale Marconi, da mannaggia, quello che ha fatto i libri. Porca miseria. Da Feltrinelli, grande okay. Feltrinelli. Sì, sì. Io vado lì, sì. Lì c'è sta tutto. Quello che vuoi puoi ordinare da Feltrinelli a Viale Marconi. Benissimo. Poi se no ce n'è un altro a Larga Argentina. Sì. E di solito io vado lì. Prima sì. andavo... Sono tutti i tuoi amici questi? Diciamo, li conosci bene da tempo? No, io conosco, diciamo, i ragazzi che lavorano là sì, dentro. Sì, diciamo, è un rapporto amichevole o formale? Diciamo, lì, per esempio, lì fanno i turni. Quando c'è un ragazzo che conosco bene io, diciamo che lo conosco, diciamo, sempre... io lo chiamo Elvis perché c'è il basettone. Dai! In confidenza così. Però con altre persone che stanno lì a lavorare, no. Quando no, trovo vabbè. Lui... Era solo perché per capire che tu hai già dei collegamenti del genere. Sai perché? Perché questi negozi possono essere i tuoi sponsor. Ah, ho capito. Visto che tu ti rifornisci da loro. Sì, noi prepariamo sì, un sì. prodotto tuo e poi lo facciamo vedere a loro. Se a loro gli piace, potrebbe essere il loro spot pubblicitario per vendere i prodotti con i suoi negozi. Quindi noi prepariamo qualcosa che piace a loro, che può essere utilizzato da loro e che tutti quanti ci fa contenti, ok? Io c'ho intanto tutto. Questi contatti tu ce li hai, va benissimo, sì, è l'importante. Adesso un po' di tempo che non vado a Roma perché ho avuto un po' di cose qui. Va bene, non se è no problema. Io di solito a Roma ce l'avamo va spesso, bene, va bene. Ti lascio di nuovo una buona giornata e ci vediamo questi giorni. Grazie. Va bene, poi grazie fai, Toninos. Mi fai sapere te allora. No, tu vieni quando vuoi. Vieni quando vuoi dalle 4 di oggi fino a domenica dalle 4 sempre in poi. Orario condominio. Ah, ma ci stanno altre persone? Assolutamente, sì. Ci sono tutti i tipi di passioni che vuoi. Va bene, dalla lettura, alla cultura, al modellismo, della vestette, delle rose, dei fiori. Va bene, se non ci faccio tempo da venire vengo ok, volentieri. Benissimo, ti aspettiamo. Ci saranno musicisti stasera, domani, domenica ci sarà un regista. Ho capito, Tutto quello che... Puoi venire pure tutti e quattro i giorni, tanto sei di zona, no? Sto qui a Pitalia. Perfetto, perfetto. Ciao Tonino. Ci vediamo allora. Ciao. Grazie a te. Veramente. Adesso accendiamo la 500, la famosa messa in moto della 500, la parcheggiamo, ecco qui, entriamo, questi rumori sono fantastici, mi ricordano tante cose e a tanti di noi ricordano tante cose. Ciao Tonino, eccoci qua. Salve. Ciao. Allora, tutto bene. Allora, mettiamo in moto? Sì. Aspetta, no. Aspetta, vediamo un po' le nostre levette qui. Vediamo un po'. Allora, adesso c'ho il freno a mano, mo tiro fallo sull'aria. Tutto piano piano. Sì, allora, sì, tira prima sull'aria. Allora, tiro su un pochino l'aria. Fa vedere la levetta. Ecco, aspetta. Qui. Allora, aspetta, allora, ritiro su, piano piano. Ecco, questa è l'inquadratura. Esatto, questa. E mo metto a moto con questa. Sì. Giusto, vado? Aspetta. Sì, sì, allora. dimmi tu. Devo metterlo così il telefono. Aspetta. Che si fa? Allora. Metta la marcia dentro. Vado? Ora non vedo l'inquadratura. Tu sei lungo. Fio mio. Che faccio? Sì, allora, tirato la levetta. Tirato, che devo rifarla? Sì, rifarla. Allora, rifamo, Bravo, sei pronto? Mi piace. Sei pronto? Fammi vedere l'inquadratura. Sì. Allora tiro sull'aria. Sì. Questa è l'aria. Sì. Ecco qui. Boom, metto a moto. Sì. Ok, vado? Vai. Vado, Wow, che spettacolo. Ricordo quando mettevo in moto io. Secondo me dovremmo ritornare a questo. Speriamo. Senza chiavi, che dici? Speriamo, magari fosse. Bene, adesso sentiamo il rombo che è veramente... Beh, sì.
Vabbè, interessante da, vabbè, da 500 vabbè. Sportiva quasi. Eh sì, ma sì, una 500 sportiva, non è che carinissima. Insomma, non è modificata, tutta originale. Sì. Non c'ha... Poi vedo che hai pure delle altre gadget che mettevamo dentro, la nostra Marilyn. Ma Marilyn se può... non poteva mancare, no? La nostra donna questa preferita. Ma questa fa coppia con Elvis. Esatto. È sempre Elvis, una storia, no? Elvis cioè, e Marilyn. È la storia più grande del mondo, eh? Certo. Vediamo. Bene, allora, parcheggiamo? Come no? Vai. Se ci vogliamo fa pure in giro. Ecco, proprio no. Andiamo a fare un giretto, che problema? Andiamo su breve, torno subito. Famo un pezzetto qui, per carità. Come no? Che problema? E vai. Che bello, capito? Ah no, lascia. Sì, sto facendo la rotella. Non ha... Guarda che bella, guarda la nostra rotella che prima avevamo per il finestrino. Perfettamente funzionante tutto questo funzionante. Significa veramente che tutto funzionante. Se no io cammino, se non funziona come dico io, io mi metto lì, se c'è da fare una cosettina, faccio fare dal meccanico. Però se c'è una cosettina gliela faccio fare pure io, sì, mi metto lì, ci perdo un pochino di tempo, insomma, capito? E vedo, cerco da fare le cose come si deve, insomma, uno tieni una cosetta. E poi io la tengo perché ci cammino, non è che ho altre macchine. Sì. A parte se mi serve una macchina grossa non c'ho problemi. Certo. Per trovare una macchina grossa. C'ho più Genero che c'ha la macchina, c'ha l'Alfa. E la benzina come la metti? Che metti la verde? Metti? Io metto verde? Sì, ho quella verde. E va bene uguale già? Sì. O se no metto quella lì, quella che costa un pochino di più, come si chiama? Benzina pom, come si chiama? Quella con gli ottani. Con quella con che c'è. Ottani, esatto, sì. Sì, a volte metto quella, un po' quella e un po' quella, mischio un pochino, capito? Capito. Faccio 10 euro di quello e 10 euro di quell'altro. Certo. Capito? Faccio uno e l'altro così non ammischio un pochino. Certo, la fai lavorare in modo diverso così non sì, perché c'ha. Si ossida ormai. Primo, e poi oltre quello c'ha un po' più di spunto, capito come? Sì. Per dire, quando metti l'altra benzina che non metti dentro l'addittivo, la macchina si sente e comincia un po' a schioppettare, poi diciamo ogni tanto buca, perché non c'ha la scuola. Calcola pure che questa c'ha 42 anni sta macchina. 42 anni? 42, 43 anni. E calcola che non è stato mai aperto il motore di sta macchina. Bene. Pensa, c'ho pure il banco un pochino lento, che sì. Il meccanico mi ha detto di seguito a camminare così perché non hai problemi, insomma. Di qua puoi andare. Sì. E... Ecco, io se per esempio vado a Roma, come arrivo sotto lì al palazzetto dello sport, mi si accende qua la luce da spia perché essendo il banco lento, praticamente c'è il motore un po' lento, non tira su bene olio. Sì. Io quando arrivo lì, metto il piede un po' sul gas, la tengo un po' allegra, capito come faccio? La tengo un pochino allegra e l'olio cammina. Poi vado per Roma, ho amici a Trastevere. Per Roma ti trovi molto meglio perché è molto bene perché è piccolina. Ti per tutto. Sì, io poi ho pure amici a Trastevere, vado a trovare mio nipote sulla carrozzeria a Casetta Mattei, a Corviale, a Casetta Mattei, quando c'è la carrozzeria lì a Via della Pisana. Vado a trovare mio nipote, quell'altro mio nipote che c'ha la macelleria, c'ha il supermercato lì a Ponte Galeria. E io con questa cammino vado. Non ho problemi. Io dove vado con questa, quando sta bene, quando c'è l'olio. Ma lo sai che c'ha la 500? Che c'ha? La 500 deve stare bene di impianto elettrico. La 500 quando sta bene di impianto elettrico, la macchina te la va puoi scordare. Sempre. Te la puoi scordare, guarda, stai tranquillo che cammini. Bella, cammini questo, proprio tranquillo. Questa tranquillo. È una bella informazione, lo sai. Scherzi, la 500 deve stare bene di impianto elettrico. Se cominci a avere problemi di impianto elettrico, cammini più. Cominci a avere problemi,
comincia ad avere problemi a destra e a sinistra, schioppetta, fatte, quello, quell'altro. Ma qui che è in affitto? No, questo qui è denaro, eh. Però c'è scritto affitto, forse è chiuso però sto coso, non lavora, no? Sì, qui lavora? Ma qui ci vengono a poggiare la roba, Nardò sarebbe questo qua giù. Ah, perché se sarebbe affitto, non è che era affitto quel cavannone.